Eccoci qua, siete a Metropoli, siete al centro delle cose e inevitabilmente oggi al centro delle cose incontrate una guerra che si avvicina, quella tra l'Ucraina e la Russia, che è una guerra che più che mai in questi giorni di fine febbraio, si combatte anche sul gas. Perché? Perché il 41%, pensateci, del fabbisogno del vecchio continente, di noi europei dall'altra parte, ad occidente, di questa guerra viene proprio dalla Russia. L'altro anno, nel 2021, noi abbiamo consumato come paese più o meno 71,34 miliardi di metri cubi di gas, no, più o meno, con una certa esattezza. Di questi una percentuale intorno al 37,8, quindi 37,8%, arrivava proprio dalla Russia. Come ci arriva il gas in Europa e soprattutto da noi in Italia? Beh, ovviamente attraverso i grandi gasdotti che attraversano il continente da est ad ovest. In particolare in Italia il gas arriva attraverso il TAP. Il TAP è l'ultimo gasdotto costruito da noi, l'ultima grande infrastruttura che parte dall'Azerbaigian e passa sotto l'Adriatico per sbarcare sulle coste pugliesi. L'altro anno, nel 2021, ha soddisfatto il 9,8% del nostro fabbisogno nazionale, cioè più o meno 10 miliardi di metri cubi di gas. Con qualche modifica, il TAP potrebbe arrivare a portare ogni anno 20 miliardi di metri cubi, cioè raddoppiare la propria portata. Poi ci sono i canali Nord Stream, giganteschi gasdotti che partono dalla Russia sui confini con la Finlandia, attraversano il Mar Baltico, passano sotto al Mar Baltico e sbarcano sulle coste tedesche, insomma alle porte dell'Europa. Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Il Nord Stream 2 è ancora chiuso in attesa di autorizzazioni. Attenzione, sono enormi gasdotti e sono sostanzialmente costruiti e gestiti da Gazprom. Gazprom è il più grande ente di produzione energetica russa, è un gigante assoluto e, guarda caso, poche ore fa la Germania ha bloccato per l'ultimo di questi due gasdotti, il Nord Stream 2, le autorizzazioni come forma di ritorsione. Che succede quindi? Che ad esempio il prezzo del gas, anche del gas da riscaldamento, potrebbe aumentare. Insomma, oggi il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto attenzione perché le risposte di Mosca alle sanzioni dell'Occidente saranno molto dolorose. Su tutt'altro piano, Papa Francesco, invece alla fine dell'udienza generale, ha pregato e ha detto «Ho un grande dolore per la situazione di queste ore in Ucraina». E così abbiamo deciso di chiamare questa puntata di Metropolis, citando un vecchio 007 dei tempi della guerra fredda, non della guerra calda. Abbiamo deciso di chiamare questa puntata di Metropolis, dalla Russia, appunto, con dolore. Интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. I have authorized additional movements of US forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our Baltic allies. Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell'Europa. E infatti, men che non si dica, il gas è aumentato nelle ultime ore del 10,3% sui mercati europei. Oggi, qui con me, al centro delle cose, a Metropolis, beh, intanto Angela Mauro, di Afpost, appena tornata da Bruxelles, mi sembra di capire, ma pronta a ripartire, perché comunque c'è adesso una riunione, un vertice straordinario domani sera. Va bene. Francesca Schianchi, della Stampa, grazie di essere qui, anche perché poi, Francesca, come tu sai meglio di me, tutto si ribalta sugli equilibri fragilissimi della politica. Politica italiana. A proposito di politica italiana, vedo e ringrazio Adolfo Urso, che è il presidente del COPASIR. Presidente del COPASIR, Urso, mi corregga se sbaglio, è sostanzialmente una istituzione, non è neanche più un politico, quindi noi non le faremo domande di politica, ma le chiederemo, insomma, quello che può dirci in relazione appunto a quello che pensano i servizi italiani, a che cosa sta succedendo anche di fronte
a una guerra che insomma si avvicina a tappe forzate, come ci sembra di capire. Lia Quartapelle, collegata con noi, che è responsabile esteri del Partito Democratico. Grazie, Quartapelle. Buonasera, come sta? Grazie. Buonasera. Vedo che dietro si è messa le piantine, si è messa, diciamo, organizzata. Allora, invece, vedo Gianni Riotta a Princeton, all'Università di Princeton. Princeton è in New Jersey, un'ora di treno, quanto da New York? Sì, un'oretta. Un'ora di treno con treni che però in Italia non faremmo correre perché sono circa, risalgono agli anni 50. E vedi che poi alla fine non è detto che gli altri stiano meglio di noi. Va bene, scusami Gianni, io comincio proprio da te però a questo punto, perché questa guerra, diciamo, Russia-Ucraina, in realtà non è una guerra fredda, è una guerra calda perché passa direttamente dal gas. Cioè, se dobbiamo noi misurare oggi che cos'è la guerra tra la Russia e l'Ucraina per gli italiani, per chi abita a Roma, a Milano, in questo febbraio, che per fortuna è insolitamente caldo, comunque passa attraverso, diciamo, le tasche delle nostre bollette. Giardo, buonasera, buonasera a te e a tutti quanti i nostri amici. C'è in Italia, lo so, è una corrente lamentela, ma perché noi che abbiamo bisogno di gas, abbiamo bisogno di energia per l'industria della manifattura, la seconda manifattura in Europa, ci andiamo a impelagare in queste questioni, sanzioni, eccetera, quando invece potremmo comprare gas da Putin a cheap, no? Poco prezzo e andare avanti, visto che come la Germania siamo il paese più dipendente dall'energia russa. È un ragionamento purtroppo sbagliato, perché quello che Putin sta facendo non è limare il confine con l'Ucraina, questo l'ha già fatto, certo, prendendosi il Donbass, ha già fatto prendendosi la Crimea. Quello che sta facendo, Gerardo, è cambiare, distruggere l'equilibrio e internazionale di pace che ha permesso proprio all'Italia distrutta del 45 di creare il boom economico. Quindi al di là del costo del gas, ci interessa difendere questa struttura di pace e di accordi internazionali, perché una volta che va per aria in Europa, il nostro paese non solo che dovrà pagare più caro il gas, ma soprattutto non avrà dove piazzare i prodotti della sua manifattura. Dici, quindi il gas sarà, come dire, un problema di seconda fascia, il problema del nostro riscaldamento quando saltano gli equilibri mondiali che ci reggono dal dopoguerra ad oggi, sarà purtroppo un problema minore, mi sembra questo il punto, no? Allora, il gas è un problema importante, però l'equilibrio internazionale di pace che ci ha garantito libertà, democrazia, sviluppo in 70 anni, in 80 anni, viene prima, ed è questo che Putin sta mettendo in gioco. Angela Mauro, però è vero che la guerra del gas c'è. Tra poco andiamo sul confine del Don, andiamo a vedere che cosa sta succedendo. C'è questa storia, Luca Piras, straordinaria, dei carri armati russi con la Z di Putin, non di Zorro, dipinta sui fianchi. È, no? Una Z un po' diversa, evidentemente, però c'è. Perché Z, l'orgia del potere. Vabbè, poi dopo ci arriviamo, tra pochissimo. Sì. Angela, e quindi questa guerra del gas, questo 10% di prezzi in borsa che è schizzato oggi? Beh, evidentemente sono i primi segnali del fatto che il gas, pur non essendo stato toccato dalle sanzioni europee di ieri, a parte la decisione tedesca, però è tedesca, di quella bloccare il nostro stream, che ancora, sì, però, come dicevi prima, non è funzionante, quindi è una scelta di collaudo, per ora, cioè, simbolica, pesante ma simbolica. Nonostante non sia toccato dalle sanzioni di ieri, il gas è al centro di questa crisi. Ricordiamo ieri il tweet di Medvedev, l'ex presidente russo, consigliere sulla sicurezza di Putin, che ha commentato la decisione tedesca dicendo: beh, allora, benvenuti in questo nuovo mondo di uomini coraggiosi, pagherete il gas di più, 2000 euro ogni 1000 metri cubi. Per cui il gas è la questione centrale, ed è la questione centrale anche rispetto ai prossimi passi che l'Unione Europea con gli alleati atlantici dovrà compiere o vorrà compiere. Perché? Perché, come diceva Di Maio, poi dopo non ci arriviamo a Di Maio, perché hai le tartine di l'allarme, Di Maio, nonostante oggi, la giornata sembri un po' più calma, sì, sui due fronti, Oriente e Occidente, però l'allarme delle cancellerie europee insieme a Washington è che Putin non si fermerà qui. Loro sono convinti di questo. Ed è il motivo per cui domani sera a Bruxelles, dicevamo prima, hanno convocato questo vertice straordinario per cominciare a sciogliere dei nodi che sono rimasti lì sul tavolo. Per esempio, mettere le sanzioni sul settore dell'energia o no? Draghi dice di no, l'ha detto venerdì scorso, sì, in conferenza stampa. Draghi ha detto anche oggi, attenzione, in effetti uno
problemi principali sarà proprio quello dell'energia per noi, no? Attenzione. Esatto, e domani io penso che cominceranno ad affrontare questa discussione che finora è rimasta lì molto sospesa, perché sanno che su questo... Cioè la discussione è, siamo pronti ad affrontare una crisi energetica? Siamo pronti a... Che cosa siamo pronti a fare contro Putin nel momento in cui siamo convinti che Putin andrà avanti? Però ti fermo, perché che cosa è pronto invece a fare Putin dall'altra parte? Perché questo è, Francesca, il grande tema di questi ultimi giorni, ovviamente, e cioè di una escalation continua a fronte di una, diciamo, proclamata de-escalation che invece non vediamo, non vedono i nostri satelliti, non vede la NATO, eccetera. Talmente tanto escalation che oggi il ministro degli esteri russo, Lavrov, che è una vecchia volpe del Cremlino, è stato per tanti anni a New York, è passato molte volte a Roma, un conoscitore, diciamo, della nostra politica, beh, insomma, se l'è presa con Di Maio, Luca? Sì, vediamo la foto, lo screenshot dell'Huffington Post, e insomma c'è una critica Huffington un po' Post abbiamo preso particolare, per certo, un tributo. Ha una strana idea di diplomazia Di Maio, non è assaggiare piatti esotici e ricevimenti la diplomazia, secondo i russi. Secondo Lavrov, il teorema delle tartine di Di Maio. Quindi questo che cosa, che problema pone? Perché Di Maio era una settimana fa, sei giorni fa esattamente, a Mosca. Ma credo che lì il punto sia anche legato alla visita di Draghi, cioè la visita di Draghi. Ma ci va o non ci va Draghi? È sospesa. È sospesa, pare se ci andrà forse più avanti, ma comunque non se... Pare che stamattina Di Maio abbia proprio fatto riferimento a questo, no? Se la situazione accelera... Di Maio ha parlato oggi prima al Senato e poi alla Camera. Esatto, ha riferito alle Camere come era stato chiesto, e questo riferimento al viaggio di Draghi, che però è subordinato a un atteggiamento diverso, anche una volontà di discutere di Putin, pare non sia piaciuto, ma insomma è evidente che tra le parole di Putin e quello che Putin fa c'è un abisso di cui tutti siamo consapevoli, insomma, lui è una settimana. Ne che è consapevole pure Di Maio, insomma, no? Esatto. Diciamo, no, carità. Però è un avvertimento quello, Però è un avvertimento. Attaccare Di Maio così è un avvertimento. Dunque, Di Maio oggi ha detto: noi vogliamo concentrarci sulle iniziative diplomatiche, è ovvio, comunque fermiamo i bilaterali fino a che non c'è una de-escalation da parte di Putin. Immediatamente il suo omologo russo, con cui si stringeva la mano sei giorni fa, ha detto: sì, però tu dedicati al buffet. L'accusa è pesante, al buffet dei ricevimenti della diplomazia. Sì, ma non c'è dubbio. Cioè, non è che scherzano tantissimo. No, ma appunto, infatti è proprio la discrepanza che c'è tra le parole che vengono usate e i fatti, che è spaventoso, perché una settimana ci sentiamo dire da Putin che lui non ha nessuna intenzione di invadere, che è l'Occidente che sta esagerando, e poi i fatti però lo smentiscono. Ieri abbiamo fatto vedere questa foto di luglio 2019, tu te la ricorderai, e cioè Conte, Salvini e Di Maio insieme a Putin, proprio in occasione della visita del presidente russo a Roma. Certo, io mi ricordo anche, mi pare 2018, Angela, se tu ti ricordi, correggimi se sbaglio, Salvini in visita a Mosca e dice: qui mi sento a casa. Come no? Cioè, abbiamo tutti. Però, cioè, voglio dire, Draghi è il primo a non voler alimentare tensioni. Noi siamo molto infatti, legati a Mosca. È colpa vostra, dal infatti, punto che la di vista fuori, commerciale. Non facciamo finta di niente. È così. Va bene, quindi Luca non mi fa rivedere quella foto che mi hai fatto vedere ieri. Luglio. Comunque sorridevano tanto Salvini, Conte e Di Maio, giusto per la cronaca. Ed erano a un ricevimento, quindi anche lì c'erano... Forse c'erano lì le tartine esotiche, sì. Va bene. Però fa talmente tanto sul serio invece Putin, al di là delle parole della diplomazia, che, beh, insomma, abbiamo chiesto, no, Luca, parere al nostro... Io praticamente vado tutti i giorni a lezione al settimo piano dal sergente di Feo per scoprire il mistero di queste X scritte anche abbastanza, diciamo, male sui carri armati russi, che però hanno un risvolto forse peggiore di... Attenzione a questa storia perché fa venire i brividi. Lo vediamo. Biden e Unione Europea puniscono Putin. Putin la pagherà cara. Ho capito che anche oggi dovrò prendere una lezione dal sergente di Feo.
Sergente Di Feo, perché ci sono queste Z nei mezzi militari russi? È un grande mistero, ed è un mistero che sta accompagnando questa fase di crescita della tensione. Diciamo l'ultimo indicatore dell'escalation che si sta rischiando sulla frontiera ucraina. Su molti dei veicoli russi schierati sulla frontiera sono comparse queste grandi Z. È diventata anche una questione di meme in giro, vedete le Z e la faccia di Zorro. Questo meme che mostra un gattino in tuta mimetica col Kalashnikov. Perché un gattino? Perché il gatto è il simbolo del GRU, del servizio segreto russo che agisce dietro le quinte. Il problema è che oltre alle Z negli ultimi giorni sono comparsi altri simboli sopra i mezzi, che dei grandi cerchi bianchi, triangoli sempre bianchi. L'unica interpretazione è che servano a riconoscere i mezzi indirizzati verso un certo obiettivo. C'è un solo precedente sull'uso di questi colori di guerra molto inquietante. Praga, 1968. Tutti i carri armati sovietici che erano diretti verso la capitale, i carri armati, i camion, i veicoli blindati, avevano queste grandi strisce bianche dipinte con la vernice all'ultimo momento. Se usiamo questa foto come chiave di lettura di quello che sta per accadere, dobbiamo renderci conto che siamo veramente davanti a uno scenario terribile. Allora, e questo era il nostro Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica, appunto, il nostro sergente Di Feo. Urso, le chiedo, ma di fronte a tutto questo è chiaro che, come dire, le tensioni, il nervosismo anche dell'opinione pubblica di fronte a venti di guerra che sembrano quelli della Guerra Fredda, sembrano quelli di 40 anni fa, aumenta. Lei ha, diciamo, facendo il presidente del comitato di controllo sui servizi, intuisce un nervosismo, diciamo, nel nostro paese di fronte a questa guerra? Beh, innanzitutto una precisazione che può aiutare anche poi lo sviluppo della trasmissione. Sì. Oggi il COPASIR non è più come il COPACO, il Comitato, certo, di Controllo dell'Intelligence. Il COPASIR, sì, nella sua denominazione, è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e quindi si occupa in maniera più vasta della sicurezza della Repubblica e non meramente dell'attività dell'intelligence. Perché dico questo? E quindi, diciamo, questo ci dà il destro ancora più evidentemente per chiederle se appunto questa guerra, questi fumi di guerra, in qualche modo mettono in pericolo la sicurezza della Repubblica. Per esempio, in queste ore c'è un attacco hacker nei confronti dei siti istituzionali ucraini. Ecco, noi siamo preparati. È un attacco, certo, russo. Noi ci stiamo preparando meglio grazie anche a un recupero di 10 anni che è stato fatto quando, poche ore dopo il mio insediamento, il governo ha varato il decreto per la costituzione dell'Agenzia per la Cyber Security nazionale, colmando una lacuna di circa 10 anni rispetto a quando hanno fatto Francia e Germania. E quello è un aspetto ovviamente della questione, cioè la resilienza del paese rispetto ad alcuni attacchi di varia natura che possono essere a fini estorsivi e anche a fini statuali, cioè attacchi, sì, statuali. Peraltro questi attacchi oggi li sta subendo l'Ucraina, ma probabilmente sono avvenuti anche in altri paesi, sempre dalla stessa fonte negli ultimi anni. Fonte perché è una fonte che utilizza molto gli attacchi hacker camuffati in varia modo. Non sono i soli, peraltro. Bene, questo è un aspetto. L'altro aspetto che noi abbiamo individuato ed evidenziato è anche quello del gas, dell'energia. Il COPASIR ha varato il gennaio di quest'anno una relazione al termine di 4 mesi di audizioni segretate sulla sicurezza energetica. E l'ho fatto con lungimiranza ben prima che accadessero le vicende dell'Ucraina, perché la sicurezza energetica è comunque un aspetto della sicurezza nazionale. Io vorrei che si capisse sin d'ora, e anche se dovesse finire, noi ci auguriamo al meglio attraverso una soluzione diplomatica a questa vicenda, e ovviamente sì, dobbiamo tutti lavorare per una soluzione diplomatica, rimane aperta la questione della sicurezza energetica del paese. Ricordo a tutti che l'esportazione, o meglio l'importazione di gas da parte della Germania come dell'Italia dal fronte russo sono aumentati dall'annessione della Crimea in poi. Cioè non è da oggi che la Russia utilizza ovviamente questi strumenti, perché è accaduto in Crimea, è accaduto prima in Agassia, è accaduto in Ossetia del Sud, è accaduto ancora prima
di Putin in Transnistria, al confine, o meglio dentro la Moldova. Quindi è un fenomeno che riguarda sostanzialmente lo sgretolamento dell'Unione Sovietica e i confini, così come essi erano stati definiti, e anche la russificazione di intere zone dell'est d'Europa. Posso, la fermo per un attimo però, perché a questo punto mi viene da chiedere, ma se domani i rubinetti russi del gas dovessero chiudere, abbiamo visto prima nella nostra copertina che più o meno il 40% delle nostre necessità, diciamo, energetiche derivano dal gas russo. Noi saremo pronti a fare fronte a una crisi del genere, tra l'altro in inverno? Ovviamente abbiamo una, come dire, dei limiti nel potere, abbiamo degli stoccaggi abbastanza significativi, superiori a quelli della media europea. Però noi dipendiamo molto ancora oggi, e ancora di più rispetto a qualche era accaduto 8 anni fa, lo voglio sottolineare, la lezione della Crimea non è stata sostanzialmente non è servita. Perché è vero che abbiamo fortunatamente realizzato il TAP, io ricordo a tutti chi si opponeva al TAP, lo abbiamo realizzato 5 Stelle, alcuni amici ecologisti, abbiamo anche il gas dell'Azerbaijan, è anche vero che per esempio la produzione di gas nazionale in questi anni è diminuita. Una cosa ovviamente sciocca a fronte di questo. Il governo ora ha deciso di tornare a aumentare la produzione di gas nazionale. Ebbene, non abbiamo diversificato le nostre fonti a sufficienza. Quindi la lezione ora dobbiamo impararla finalmente, capire che la sicurezza energetica è un asset fondamentale del nostro paese e lo si può raggiungere in vari modi. Non solo soltanto diversificando l'approvvigionamento di gas anche da altre fonti, aumentando la produzione di gas o meglio l'importazione di gas dall'Azerbaigian, magari realizzando anche il gasdotto che nel Mediterraneo può portarci più velocemente il gas che dovrebbe essere estratto, per esempio, dai giacimenti in cui l'Eni lavora a largo dell'Egitto piuttosto che di Cipro. E questo è un altro aspetto. Ma sì, no, è giusto, dalla guerra della Crimea. Un attimo solo, Urso, un secondo solo, perché è successo anche altro, ha ragione sul gas. Volevo dire, la Russia dalla guerra della Crimea ha anche ridotto l'esposizione del suo debito pubblico all'estero. Lo dico perché una delle sanzioni decise ieri è quella di limitare l'accesso della Russia ai capitali, per il debito. E non solo, ha ridotto anche l'esposizione delle sue banche, quindi questo ci lascia dire che le sanzioni approvate ieri poi alla fine non è che le fanno il solletico oppure insomma qualcosa di più. Però volevo chiedere a Urso una cosa, vai, se posso. Rapida. Sull'audizione di Draghi, è confermata, ci sarà? Non era stato chiesto di... Davanti perché Copa, Draghi, insomma, in questa crisi sta mantenendo un profilo basso. Qualcuno dell'opposizione l'ha criticato, oggi c'è stato Di Maio a fare l'informativa in Parlamento. L'audizione di Draghi ci sarà, stiamo concordando la data dell'audizione al Copasir e credo che ovviamente ci sarà anche in Parlamento. E d'altra parte, con questo governo noi abbiamo avuto un'interlocuzione intensa, abbiamo udito più volte Di Maio, Guerrini, Lamorgese, tutti i ministri del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica e più volte è mancata sino ad oggi l'audizione del Presidente del Consiglio. E questo avverrà nei prossimi giorni anche alla luce di quello che è accaduto e sta accadendo in Ucraina e delle conseguenze sulla sicurezza nazionale. E devo dire che è importante che tutti dobbiamo essere anche consapevoli che è vero che il prezzo del gas potrebbe ulteriormente aumentare come conseguenza del confronto scontro al confine dell'Ucraina, ma è altrettanto vero che comunque è aumentato prima ancora che questo avvenisse. Perché nel frattempo, e non dobbiamo dimenticarlo, la Cina sta consumando molto più gas del passato, perché anche in Cina si stanno riscaldando centinaia di milioni di cinesi con il gas e prima non lo facevano. E infatti il prezzo del gas è aumentato prima della vicenda geopolitica. La vicenda geopolitica o il confronto scontro, ci auguriamo che non avvenga, comunque accentua quello che già in parte viene da dire butta gas o benzina su questo fuoco dei prezzi che comunque salgono. Però mi scusi Urso, ancora un attimo di pazienza. Gianni, scusami, una delle questioni di cui si dibatte oggi, poi tu sei a Princeton, sei lontano, ma insomma comunque è la dichiarazione di intenti che filtra nel pomeriggio da Palazzo Chigi, no Francesca, il 31 marzo finisce lo stato d'emergenza. Quindi, diciamo, tana liberi tutti, finalmente si torna, almeno nelle nostre aspettative, alla vita normale, no? Ora, Gianni,
È vero che lo stato d'emergenza e la vaccinazione e la grande campagna del generale Figliuolo qui hanno, come sai meglio di me, alimentato anche un'opposizione Novax molto rappresentata, almeno sulla stampa, sui social soprattutto, lo sai meglio di me perché tu ti adoperi bene sui social. La mia domanda è, ma non rischiamo che, diciamo, la guerra e tutto il resto e l'aumento del gas poi in qualche modo divenga un'occasione ulteriore, poi lo chiedo anche ad Urso, per aumentare le tensioni in Italia, cioè le proteste passino dai Novax alla guerra? Poni tante domande importanti, Gerardo, proviamo con ordine a rispondere. Vai. Uno, abbiamo letto, abbiamo ascoltato nei talk show, servizio pubblico, televisioni private, sui giornali, prima pagina, abbiamo letto che c'era un colpo di Stato, no? Abbiamo letto che il vaccino e il Green Pass erano un colpo di Stato, abbiamo letto autorevoli filosofi, Giorgio Agamben ha detto che insegnare a distanza, come abbiamo fatto noi per, nelle scuole, nelle università, per fare sì che i ragazzi non perdessero 2 anni di scuola, è uguale come i docenti che dovevano giurare col fascismo. Cacciari ha detto che fondamentalmente c'era un colpo di Stato, il filosofo autorevole, il filosofo Cacciari, ha detto che c'era un colpo di Stato e che Green Pass è un colpo di Stato. Naturalmente se questo fosse stato vero, adesso non, cosa succede? Non c'è più il colpo di Stato, io non mi ricordo colpi di Stato che poi a un certo punto si annullano. È stato il Green Pass e la campagna vaccinale fatta bene dal governo Draghi e dal generale Figliuolo, però fatta bene anche da tutto il sistema sanitario italiano e dalla stragrande maggioranza degli italiani. Beh, fatta bene anche dai cittadini, certo. E dai cittadini che ci siamo vaccinati, e ha risolto questo problema. Quindi speriamo che questo vada ad eliminarsi presto. E la bene. Paura che le proteste passino dai Novax alla guerra o quello che è? Come tu sai, Gerardo, io ho scritto proprio per Repubblica qualche giorno fa, perché l'idea, il fatto che il Canada, a non troppe miglia da qui, da dove ti sto parlando, è paese più tranquillo e bonario del Canada, non c'è. In America dicono, per scherzo, quando li prendiamo in giro, diciamo che la sera in Canada arrotolano i tappeti, i marciapiedi come i tappeti, perché tanto nessuno va in giro. E che abbia visto quella David Letterman che diceva, esatto, i canadesi su a nord stanno così per cercare di capire che succede giù negli Stati Uniti. Esattamente, c'è un paese meraviglioso, un paese, diciamo, lo diciamo con invidia e con ammirazione. È un paese straordinario perché è il meglio dell'Europa e il meglio degli Stati Uniti, senza il peggio dell'Europa e il peggio degli Stati Uniti. Bene, però che i camionisti, e anche istigati da militanti americani nel senso degli Stati Uniti, abbiano fatto quella protesta che hanno fatto, vuol dire che c'è un grande disagio sociale. Anche le proteste dei nostri studenti, io non credo che siano solo per gli esami di maturità, che certamente si potranno migliorare, ma credo che ci sia anche dopo 2 anni tra gli adolescenti, tra i giovani, ci sia dopo 2 anni di pandemia e molta tensione, molto stress. Quindi i governi democratici devono saper ascoltare la società, non tanto così i guru malmostosi, appunto abbiamo citato Cacciari, ma abbiamo citato, potremmo citare il presidente Mattarella, che ha detto troppo spazio a questi leader Novax in televisione. Mi sono incontrato nei talk show con dei figuri veramente. A un certo punto era un modo per cercare di alzare l'audience, per alzare quei numerini che sì, poi ma un modo disperato. Un modo disperato, hai ragione. È vero, tu sei maestro. Ma una volta dovremmo poi interrogarci. Cosa vuol dire? Vabbè. Citavi prima il lavoro che facciamo sulla disinformazione. Italian Digital Media Observatory, collegato all'Unione Europea e LUIS, abbiamo fatto un'indagine con Harvard University, che è un'altra università americana importante. Ti racconto soltanto un caso, un piccolo disinformatore italiano del Novax, che viene invitato a uno storico talk show della RAI, dove il conduttore lo bacchetta, non lo tratta bene, lo bacchetta, ma solo il fatto che gli dà quella tribuna, l'indomani noi abbiamo visto i suoi followers online moltiplicarsi dalle poche migliaia alle svariate migliaia. Quindi abbiamo fatto noi dei media mainstream, abbiamo fatto un lavoro non positivo in questo senso. No, un lavoro assurdo. Lia Quartapelle, eccoci qua, mi scusi, io non l'ho dimenticata, non la dimentico. Le chiedo questo, le chiedo se anche lei, diciamo nella sua attività di parlamentare, lei è responsabile per il Partito Democratico degli Esteri, però io ho ritrovato una
sua denuncia nel 2018 di atti di hackeraggio da parte del governo russo, e lei aveva sollevato, credo, con l'allora ministro degli esteri la questione, ma insomma questi hacker russi sono temibili. In queste ore appunto l'Ucraina è sotto attacco hacker, di solito l'attacco hacker anticipa altri attacchi di altro tipo. Le chiedo se questo, diciamo, questa miscela abbastanza esplosiva tra appunto società in affanno, guerre, fuoriuscita speriamo dal Covid il 31 di marzo, non sia appunto un po' pericolosa, sia qualcuno che possa soffiarci sopra? Bisogna certamente tenere i nervi saldi e la testa attaccata al collo, cioè non farsi prendere dalle emozioni o non dare colpi di testa. Sicuramente non è una fase semplice, lo sapevamo che l'uscita dalla pandemia non sarebbe stata semplice. Certo, credo che nessuno avrebbe immaginato una crisi così grave nel centro dell'Europa, nei rapporti tra Europa, Stati Uniti, Occidente, e Russia. Certo. Questo credo di no, mentre ci aspettavamo le tensioni sociali, ci aspettavamo anche una frattura nella nostra società che è andata maturando in questi mesi, nessuno si aspettava questo problema di carattere internazionale molto rilevante, estremamente rilevante. Cioè, il rischio è che questa crisi sarà una crisi protratta, lunga, e sarà una un'altra crisi. Guerra, sì, certo. Ma insomma, la Russia in questi anni è stata maestra di crisi protratte, ha creato piccoli focolai di crisi con la Georgia. Con la Georgia nel 2008, certo, è ovvio. Esatto, con la Moldova, crisi che hanno continuato ad andare avanti. L'Ucraina, non dimentichiamolo, si trova in una situazione di conflitto dal 2014. Una delle ragioni, le persone dicono, vabbè, ma tanto in Ucraina le persone non sono così spaventate. Non sono così spaventate perché loro la guerra ce l'hanno lì dal 2014, lo dimentichiamo. Poi sui giornali non è stata purtroppo inquadrata, solo alcuni fanno informazione, ma diciamo la grande notizia è di questi giorni. Ma sono 8 anni che la Russia occupa la Crimea in modo illegale, che foraggia le repubbliche di Donetsk e Lugansk, che ha riconosciuto l'altro giorno, che fa atti di destabilizzazione sia in forma cyber che attraverso delle organizzazioni, associazioni, attraverso la Chiesa. Ne stiamo parlando poco in Italia, ma c'è un contrasto molto forte tra il patriarcato di Mosca e il patriarcato di Kiev, ad esempio. È vero, è vero. Tutto questo, insomma, ed è per questo che un paese come l'Italia in fasi come queste deve cercare di restare unito, e in particolare, secondo me, la politica deve evitare di scadere sotto la soglia minima della decenza. Oggi abbiamo sentito Salvini commentare un tweet molto infelice del alto rappresentante Borrell. Ora, io... Quando Borrell dice non potrete più fare questo, non potete più fare quest'altro, esatto. Infelice, sono milanese, la trovo una cosa molto sgradevole, per carità. Detto questo, il punto non è quello, il punto è la Lega è compatta a sostegno. Beh, anche perché sta nel governo, certo. Del governo delle sanzioni. Sì, è questo dobbiamo dire. Angela, non e poi Francesca. Il punto di Borrell, secondo me, Salvini non l'ha colto. Cioè, quello era un tweet che metteva nero su bianco i rischi dell'Europa nel momento in cui metti le sanzioni, cioè non c'è più shopping a Milano, non ci sono più da me. Sono tutte conseguenze che paghiamo noi. No, volevo chiedere la quarta pelle. È un passaggio, dai, su serio. Sì, ok, sì, però a livello europeo la cosa è più seria, è stata presa così, è stato cancellato per questo motivo, non per... Vabbè, volevo chiedere la quarta pelle se... Siccome ecco, c'è un leader, un vertice, scusate, sono stanca di straordinario di leader domani. Appena arrivata a Bruxelles, torna domani. Discuterà del prossimo passo da fare nel caso in cui Putin dovesse continuare con la sua tattica. Sono tutti convinti a livello di ambasciate e diplomazie che lo farà. Si potrebbe porre il problema di sanzioni nel settore dell'energia, che ragionamenti state facendo a livello di PD, di governo? Draghi sappiamo che non è d'accordo, però il problema potrebbe porsi se la situazione si aggraverà. Cosa dice Letta, insomma? Dai.
Io credo che in realtà le sanzioni, per quello che ne so io, le sanzioni che si stanno discutendo riguardano più sanzioni sul lato bancario, cioè se effettivamente per isolare sì. completamente... Quelle approvate ieri sì, ma se ne... Sì. Per ora sì. Però se si fanno ulteriori passaggi e si tocca per esempio appunto l'energia, in fondo quello che è successo con il gasdotto Nord Stream 2 è qualcosa del genere, beh, comunque poi le reazioni, come dice Lavrov oggi, saranno pesanti, vedrete, le nostre risposte saranno dolorose. E scusa, io personalmente penso che sulle questioni di principio e su appunto le regole internazionali che ci garantiscono la pace non ci possa essere un prezzo. Sono cose troppo fondamentali per noi. Sì, ho capito, certo. Sottostare a una minaccia come quella fatta da Medvedev, adesso pagherete di più il gas, o appunto Lavrov che rilancia da questo punto di vista, vuol dire farsi bullizzare. Francesca? Penso che noi ha già risposto. Stare. Cioè? L'onorevole Quartapella ha già risposto, il punto è che la minaccia di controsanzioni spaventa molti imprenditori italiani, di questo ovviamente la politica non può non farsi carico. Questo è vero, questo certamente è vero, cioè che il nostro export non è molto forte. Io però ricordo due cose, la prima che la Germania in questi anni ci ha rimesso più di 23 miliardi dalle controsanzioni russe fatte per la Crimea. L'Italia ci ha rimesso 3 miliardi e mezzo, che sono tantissimi soldi che hanno colpito alcuni imprenditori. Non voglio sottovalutare, le sanzioni sono una cosa difficile da mettere perché appunto hanno un costo, ma c'è un grande paese che ha pagato più di noi e che ieri non ha esitato un minuto a assumersi un ulteriore costo, perché Nord Stream è vero che è in costruzione, ma ha delle penali da pagare oggi, che sono penali miliardarie. E la Germania non ha esitato. Ora, la però mi scusi, le chiedo questo, Quartapelle, lei sta dicendo che alcuni suoi alleati di governo, cioè i leghisti, per non far nome, non sono pronti ad assumersi questi costi? Ma io resto sempre molto colpita, no? Da questi sovranisti che quando c'è da dire l'Italia, l'interesse nazionale, si riempiono la bocca di concetti e poi appena c'è l'uomo forte di turno si spaventano e cominciano a dire no, con la Russia, con Putin dobbiamo dialogare, no, però dobbiamo stare attenti. L'interesse nazionale è una cosa seria. Gerardo, la scusami, Luca, un secondo solo. Vai Luca, dimmi. Gli USA hanno avvertito l'Ucraina dicendo che la Russia prepara un'invasione entro 48 ore, quindi c'è appunto, diciamo, un avviso ufficiale. Quindi non è più Luhansk e Donetsk, ma... quello che ti dicevo prima, l'allarme massimo, da qui il vertice di domani... È evidente che se c'è un vertice domani qualcosa sta succedendo. Che cosa succede? Poi in presenza, capito, non è videoconferenza. Via Quartapelle parlava di... Ah, in presenza direttamente, cioè vanno tutti a Bruxelles. Sì, Via Quartapelle parlava della, come dire, sindrome dell'uomo forte, no? Abbiamo cercato di raccontare con il nostro Matteo Macor, con il nostro racconto per immagini, invece, le donne forti, le donne ucraine. Siamo andati a Genova. Eccoci. Ciao Gerardo, oggi ti porto a Messa. A Messa, in quella che è la terza comunità ucraina del nord Italia, a Genova. Abito in Italia da 17 anni. Sono venuta qui da una ragazzina, praticamente voglio dire cresciuta qua. Ho lavorato in un albergo, ho gestito bed and breakfast, sogno di comprare la licenza e avere il mio albergo proprio, ma questo è un sogno. Io lì a Donbass ho tutta la mia famiglia, cioè tutti i miei parenti abitano lì. Noi da 8 anni abbiamo vissuto già questa guerra, da 8 anni che la Russia, il governante russo, fa fare la guerra, ma è impossibile che russi e ucraini, è come italiani e francesi, dovrebbero essere in pace, vivere in pace. In Donetsk c'è mio padre, mia sorella, con tutta la sua famiglia, i miei nipotini, c'è mio fratello che fa chirurgia. Vogliono stare lì perché vogliono bene la terra, sono cresciuti lì, tutti lì, la casa, amici, parenti. E mia sorella, lei ha provato di andare via, è venuta qui in Italia, è stata qui, però poi alla fine ha detto ma cosa faccio qui? Lei è laureata, ha il suo centro estetico, è molto in gamba. Se vengo qui cosa faccio? Faccio la...
faccio badante, faccio pulizie. Abbiamo paura, c'è la guerra. In tutto questo cosa c'è di mezzo? Soldi, potere, la questione che ben sappiamo della NATO. Ma penso che sono i soldi, non penso che è qualcos'altro. Potere hanno loro potere. Io mi chiamo Elena, ho 33 anni, sono a Genova da 2008. Lavoro in un negozio, la nostra vita futura per il momento resta qua, anche se volessimo tornare a casa, per il momento c'è sempre la paura. Io per esempio ho dei miei cugini, miei fratelli nella zona di Donbass, in prima fila ci sono tante donne che hanno perso i loro figli, i loro fratelli e i loro padri. Non c'è stato mai un odio, una paura che poteva provenire dalla Russia. Ti dico, io sono nata nell'88, quindi nel 91, quando la Russia, Ucraina si è separata dalla Russia, mi ricordo tutto sfocato. Quando si è sciolto tutto, per noi, i nostri genitori ci insegnavano che questi sono paesi fratelli. Dio è uno solo. Io sono cresciuta che sentivo la lingua russa, per me il russo e ucraino erano due lingue che le conoscevo benissimo. I bambini di oggi, quelli che ci vivono, tipo i miei nipoti, loro già il russo non lo capiscono. Noi siamo qua, però si soffre uguale perché tu hai i tuoi cari là. Certo, credo alla diplomazia, però a modo nostro noi possiamo solo a pregare. Natalia e Olena, ucraine d'Italia, piuttosto determinate, piuttosto sicure e piuttosto angosciate. Siamo andati con Matteo Macor a incontrarle in una chiesa, ovviamente una chiesa di rito ucraino, dove c'è anche il Pope. E questa è la seconda parte del racconto. Sono in Italia dal 1999, sono arrivato qui come uno studente. Sono sacerdote, capitano della comunità ucraina. Non è umano neanche fare la guerra, non ha senso. Non dico un passo indietro, è proprio distruggere tutto quello che abbiamo costruito prima. In questo periodo vedo che questo silenzio si è interrotto. E si parla della guerra in Ucraina, si parla in modo molto forte, molto chiaro, perché finalmente abbiamo capito che non è un conflitto interno come hanno passato prima, ma un conflitto che tocca tutta l'Europa e tutto il mondo. E mi dispiace che prima non si parlava, perché la guerra viviamo da 8 anni e in questi 8 anni purtroppo si parlava poco, di indifferenza. Il tacere, come dice il Papa, è un peccato. Quando tu fai finta che non c'è niente, non succede niente, invece prima o poi ti toccherà. Allora Gianni, ti chiedo di essere brevissimo che sto chiudendo e ho ancora una domanda da fare a Adolfo Urso. Poi ci sono le storie delle ucraine, degli ucraini, che sono, come dire, parte integrante, no, della nostra economia, della nostra quotidianità. Sono venuti da noi fidandosi, si sono fidati degli occidentali nel 94, quando erano la terza potenza atomica al mondo, numero uno Stati Uniti, numero due Russia, numero tre Ucraina. Hanno fatto un patto con Mosca di rinunciare alle bombe atomiche in cambio dell'integrità territoriale. Putin l'ha violata, il gas è importantissimo, però non capire che se i patti internazionali diventano carta straccia non potremo più campare tranquillamente, quello che rende angosciosi oggi i destini degli ucraini è proprio questo, che loro avevano le bombe atomiche, Putin non entrerebbe a Kiev se avesse ancora le bombe atomiche, si sono fidati degli americani, si sono fidati degli europei, si sono fidati dei russi e sono stati traditi. Le notizie con cui chiudiamo sono due. Zelensky che dice, Zelensky è il presidente, un ex comico come sapete che è diventato, però succede con gli ex comici evidentemente, la politica funziona. No, niente. Zelensky dice il destino dell'Europa passa da Kiev, attenzione, e dall'altra parte Putin che invece oggi dice guardate che la sicurezza della Russia non è negoziabile e quindi noi siamo pronti. Tutto questo all'appello del Papa. Quello degli altri. Certo, è ovvio, la sicurezza non è mai negoziabile. A proposito di sicurezza, e poi la lascio andare, Adolfo Urso, le chiedo l'ultima cosa.
Insomma, i servizi in questi mesi, in questi anni, in questi due anni di pandemia, che forse sta finendo il 31 marzo, abbiamo avuto adesso la conferma, finisce lo stato d'emergenza, hanno sempre sollevato il problema delle proteste Novax, anche di infiltrazioni nelle proteste Novax. C'è il rischio che queste proteste Novax poi in qualche modo passino dai Novax alla guerra, secondo lei? È la domanda che facevo prima a Gianni Riotta, però da lei... Novax a no war. No Vax a No War, però No War sarebbe persino, come dire, francescana come idea, ma insomma c'è il rischio che quel tipo di protesta in piazza che abbiamo visto, ne parlavamo prima con i camionisti canadesi, i Novax, eccetera, poi si trasferisca su un altro obiettivo dove scarichiamo le nostre frustrazioni? Rispondo con una premessa. Io ho sempre tanto rispetto per chiunque manifesti la propria opinione, qualunque essa sia. E tanto rispetto per chiunque protesti, ovviamente in modo pacifico, qualunque sia il motivo della propria protesta. E mi preoccupo quando nelle nostre televisioni si derida chi protesta o chi esprime un'opinione. Certo. E allora vuol dire che hanno vinto gli altri, i sistemi autoritari che sono entrati dentro di noi. E anche nel controllo della pandemia c'è chi ha detto fanno meglio in Cina, facciamo come la Cina. Ecco, io non sono di questa opinione. Però i servizi hanno lanciato questo tipo di allarme. E basta leggere la nostra relazione annuale. Io ho fatto una relazione annuale al Parlamento, 120 pagine, approvata il 9 febbraio ed è pubblica, c'è un capitolo che riguarda questo argomento. Che riguarda proprio i Novax, così come c'è un capitolo significativo che riguarda la guerra fatta da soggetti statuali, guerra ipita, attraverso anche l'informazione che gestiscono nell'intera rete cibernetica. E questo è uno degli allarmi che abbiamo lanciato. Nel contempo devo dire che l'intelligence occidentale, in questo caso americana soprattutto, è stata molto brava in questa fase, perché io credo che si scriverà un capitolo a parte di una svolta nell'uso dell'intelligence con questo conflitto, speriamo di no, comunque di fatto al confine dell'Ucraina, per il modo come l'intelligence ha utilizzato l'informazione. Notizie che prima erano riservatissime, come per esempio le foto dei movimenti dei carri armati o dei ponti che venivano costruiti per facilitare l'accesso, sono diventati pubblico dominio. Che cosa vi sto dicendo? E per la prima volta l'intelligence occidentale ha utilizzato le stesse armi dell'intelligence russa. Ha combattuto la stessa guerra. Cioè. Questo è importante e significativo perché è anche una svolta. Infine, con un fatto personale, io ho un conflitto di interesse. Lo devo dire a voi che fate anche una trasmissione in seria ma anche ironica. E a casa mia si parla russo. Ah, vedi, questo mi ha Perché mia moglie è di Lugansk. E quindi lei da che parte sta? Ma lei, la sua famiglia, ed è questa che voglio, si è divisa a metà. Metà della famiglia è a Kiev perché condivide anche la reazione patriottica degli ucraini. E metà della famiglia è andata felicemente in Russia e hanno brindato al riconoscimento dell'indipendenza. La stessa famiglia in cui la madre insegnava ucraino a scuola e a casa parlavano esclusivamente russo. E la stessa famiglia, e mia moglie con mio figlio si parlano e dialogano in russo, la stessa famiglia si è divisa ed era una famiglia di quella che oggi è chiamata Repubblica di Lugansk. Come a dire che la storia è nella... si tramanda, è un elemento importante della vita dei popoli, dobbiamo tenerne conto anche nell'affrontare questo elemento, questa grave potenziale, la più grave potenziale rischiosa guerra nel cuore d'Europa, dell'Europa orientale, ma della nostra Europa. E lo dobbiamo affrontare con responsabilità. Infine dico che con responsabilità ci sono dei modi graduali di applicare le sanzioni. E penso che il Premier Draghi condivida il fatto che per quanto riguarda l'interesse italiano, tedesco, europeo, le sanzioni sull'energia dovrebbero essere l'ultimo atto, perché sono sanzioni che colpiscono il nostro sistema, non solo produttivo, sociale, siamo ancora in inverno. Questo l'ho capito, però davvero le chiedo l'ultima cosa e le chiedo uno sforzo di concisione. Queste tensioni sociali che abbiamo raccontato in questi due anni rischiano di passare dai Novax alla guerra? Cioè i servizi segreti italiani hanno, diciamo, adombrato questi dubbi? Questo ovviamente, ove anche lo sapessi, non potrei dirvelo.
perché fa parte del lavoro in segreto che noi dobbiamo garantire la segretezza e la riservatezza. Quello che vi posso dire, ve l'ho già detto, ed è pubblico in Parlamento. Se andate sul sito parlamento.it, trovate la relazione, quella parte pubblica. Per il resto creerei allarmismo o disinformazione, e non è il mio compito. No, per carità, poi la disinformazione è davvero l'arma di questa guerra. Allora, grazie, grazie ad Urso, ad Angela Mauro, a Lia Quartapella, a Francesca Schianchi, a Gianni Riotta, a Princeton. Noi torniamo domani, questo era Dalla Russia con Dolore. Metropolis torna alle 18.